Quattro zampe mi piace. Was nice, the party was pumping. Hey-ya. And everybody having a ball. Ha, ha. Until the fella started name calling. V-I-O. And the girls respond to the call. Ha, ha, I have a pull my shout ha, out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Buon giovedì 1 marzo dalla vostra Serena Bassi e da tutto lo staff di Quattro Zampe Mi Piace. Siamo qui pronti per una nuova puntata di questo programma, insomma, che sta davvero affrontando un periodo di numerosissimi cambiamenti. Il primo di tutti è il concorso fotografico che si è aperto oggi, perché in realtà poi il concorso per le votazioni si è aperto oggi. Adesso vi rammentiamo di cosa si tratta questo concorso di Original Dog, in cosa consiste, quali saranno i premi e tutto quanto. E innanzitutto voglio salutare ovviamente il carissimo Gigi Guanciroli in regia, Daniele Saliceti. Buongiorno! Ecco. E poi anche Giulia Paracchini, ecco, perché qui è un disastro, se no ti inizio a storpiare il cognome, Giulia. Ciao, adesso, buongiorno a tutti. Ecco, adesso poi presentiamo anche un attimino qual è la tua figura, di cosa ti occupi e tutto quanto. Vi abbiamo detto appunto che, diciamo, per la sostituzione del carissimo Giancarlo che abbiamo perso per strada, anche se detta così non è bellissima, avremmo avuto appunto una presenza femminile, quindi qualcosa di nuovo. E quindi ecco, questa è Giulia, e questa è la presenza femminile che avevamo anticipato. Poi ci spiegherà bene appunto di cosa si occupa, cosa fa e tutto quanto. Comunque è di formazione strettamente legata a quella di Giancarlo, quindi non avrete scompensi da questo punto di vista. E meno male che non assomiglia a Giancarlo, però perché direi proprio di no. Si sente Giulia, che direi non c'è Giancarlo, ci starà mandando le bestemmie. Ma comunque, no, comunque questo lo dico, no, ma in maniera seria, per tutti gli ascoltatori, quelli che erano fedelmente legati a Giancarlo, insomma, i suoi consigli e tutto quanto, no? Quindi avevano comunque espresso la loro paura nel non ricevere più i preziosi consigli che dispensava Giancarlo. Ecco, quindi ci sarà Giulia che farà praticamente la stessa identica cosa, perché la formazione è quella, quindi quello che vi avrebbe detto Giancarlo ve lo dirà Giulia. E qui ci siamo. Poi nulla, che vi devo dire? Parliamo del concorso, parliamo di queste cose qua, che è importantissimo. Sì, volevo allora un attimo dare tutti i dati del programma. Certo, così parla, che tanto parli poco, parla. No, vai. Però hai visto che è il primo marzo e sì, adesso ci stiamo. I fiorellini, gli uccellini. Ma è bellissimo, gli ormoni in subbuglio, no? C'è Giulia che è un po' spaventata, che mi guarda così. Ho paura che sia la prima e l'ultima volta. Uscite così. Mi sta adattando, bene, dai. Deve prendere confidenza, ma penso che ci metterai praticamente un nanosecondo. Guarda, abbiamo parlato prima, è dritta, è come me. Sì, è dritta. Cioè, è così. Dritta. È un termine milanese, come dire. Comunque, allora, vi voglio ricordare subito ovviamente tutti i riferimenti per potervi mettere in contatto con noi. Allora, per chiamarci, e questo ve lo dico soprattutto oggi appunto col discorso del concorso fotografico che si apre proprio da oggi, quindi le votazioni di questo concorso a questo punto lo spieghiamo, così poi diciamo anche perché ci devono chiamare le persone. Allora, abbiamo appunto aperto questo concorso fotografico, diciamo aperto, e è già stato aperto da una settimana, nel senso che le persone hanno avuto una settimana di tempo per mandare le foto. Esatto, la mail dolcecagnara@hotmail.it. Perfetto. Le foto dei propri amici a quattro zampe, quelle più originali, quelle più strane, più particolari. Guarda, no? Mi sono arrivate una marea di foto, una marea che, non sto neanche qua che abbiamo pubblicato. Abbiamo pubblicato, quindi ovviamente io non ho potuto pubblicare, lo dico perché le persone che ci ascoltano, non ho potuto pubblicarle tutte, perché giustamente magari 20 foto per cane non potevo metterle. No, però mi sono attenuto, insomma, a un massimo di due foto per cane. Due foto per cane, esatto. Ok. Però veramente simpatiche, carine. Cani che si tuffano, infatti, cani che dormono pure in modo strano, fanno l'imitazione vicino a pupazzi, sembrano, insomma, mimetizzati. Quindi sì, l'ho visto. Infatti, anche foto artistiche, veramente belle, fatte bene, appunto, professionali dal fotografo. Alcuni poi sono anche mezzi fotografi. Esatto, insomma, sicuramente. Quindi sono, secondo me, è un concorso che è molto bello, sta girando molto per Facebook.
Esatto, quindi ricordiamo che è un concorso aperto sul gruppo, ovviamente, del programma di Quattro Zampe Mi Piace. Esatto, perché tutti mi hanno chiamato, ci hanno contattato dicendo che non riuscivano a votare, non riuscivano a mettere il mi piace. Io ricordo a tutti che per poter mettere mi piace alla foto, lo dico caratteri proprio cubitali, lo ripeto 30 volte perché mi hanno chiesto 855 volte. Sì, no, che devono entrare nel gruppo, no canale, gruppo. Non pagina, no. Perché sono due cose. Noi abbiamo la pagina di Quattro Zampe dove vi basta mettere il mi piace. Quando avete voglia andate sulla pagina e trovate appunto tutte le varie informazioni che noi mettiamo. Il gruppo è diverso, il gruppo è proprio partecipazione dei membri, quindi innanzitutto bisogna essere accettati dal gruppo, quindi bisogna richiedere di iscriversi. L'iscrizione, ricordo a tutti che non è che è una roba, dovete mettere email o cose, esatto. Pagare, vi arriva a casa, no, il bollettino, gratuito. E il calendario di, come si chiama, Frate Indovino e compagni. No, vi iscrivete al gruppo però, e... Però vi dovete iscrivere cliccando iscriversi al gruppo e boom, basta, io da casa vi guardo la vostra faccia, se mi piace vi accetto, se no. Ma simpatia ovviamente, certo. Comunque, ovvio. Una volta che io accetto l'iscrizione, io e Serena accettiamo l'iscrizione, sì. Potete appunto diciamolo commentare. Che anche Serena fa queste cose quando riesce. No. Grazie. Ah cavoli, non ho avuto il tempo materiale di pensare a un nuovo jingle. Siamo sulla stessa onda con Gigi. Per Gigi, per Daniele. Ma arriva. Comunque, allora, diciamo, questo concorso, appunto, le persone hanno avuto una settimana di tempo per mandare via mail le foto dei propri amici a quattro zampe. Da oggi, cioè ieri sera, è stato creato finalmente quest'album con tutte le foto che ci avete mandato e da oggi fino a giovedì prossimo avete tempo per votare la foto che vi piace di più. Quindi semplicemente cliccando mi piace sotto le foto che vi piacciono. Ricordo giovedì mattina perché alle ore 13 decreteremo i vincitori. Assolutamente, in studio, in diretta conteremo quelli che hanno raggiunto il maggior numero di mi piace, quindi i primi tre classificati, perché ci sarà un vero e proprio podio a premi e appunto poi assegneremo in diretta i premi, daremo insomma i nominativi di quelli che saranno i vincitori. Ricordo i premi a questo punto. Allora, al terzo posto si aggiudicherà, non si sa perché ride, perché questi premi, guarda, sono tutto un programma. Comunque il terzo classificato si aggiudicherà un giochino simpatico, quindi anche lì qualcosa di scelto da Daniele, quindi può usare solo il cane, ricordo, non padrone non usate il giochino. Dai. Non pensate male. Oddio mio, vabbè, io andrei avanti. Il secondo classificato invece riceverà una ciotola Glamour. Quindi anche questa ciotola chissà cosa avrà su. Cosa non avrà su. In Gashtonaut, ecco. Tempestata. Come ha detto, vedi, la Giulia mi ha suggerito. Giustamente. Al primo posto invece un coordinato collare guinzaglio fashion e in più un'ospitata durante la nostra diretta radiofonica. Pensa come sono fortunati, potranno qua con noi. Un'ora e mezza torturati. C'è gente che pagherebbe, ragazzi. Aspetta che c'è la coda qua. Comunque, ecco, quindi questo è il discorso legato al concorso. E a questo proposito, quindi vi ricordo qual è il numero telefonico per contattarci durante la puntata, durante la rubrica, in questo caso per parlare direttamente con noi, perché volendo, se ci chiamate, potete fare proprio un vero e proprio appello per richiedere voti. Quindi approfittatene, ci chiamate in diretta dopo, verso le 14:15, insomma, quando ci sarà l'ultima fase finale del programma, che è quella appunto dedicata alla rubrica, per fare dei veri e propri appelli per le votazioni, dove quindi ricorderete la vostra foto qual è, il nome del vostro cane qual è, tutto quanto. Il numero da fare è 02 39 65 65 65. Poi invece, come al solito, il numero degli sms, che questi durante la puntata, come sapete benissimo, noi li leggiamo, quindi mandate tutti gli sms che vi pare. Il 392 82 63 444 è il numero da fare, mentre la mail è diretta @milaninterradio.tv, questo se siete più comodi a mandarci una mail. Ovviamente noi siamo sempre ascoltabili sulle frequenze di Radio Milan Inter 96.100, ascoltabili anche in streaming, quindi se avete la possibilità anche dall'ufficio di collegarvi anche un attimino, insomma, potete andare sul sito www.milaninterradio.tv e cliccare ovviamente play sul player, oppure se siete più fortunati, come abbiamo già detto, e quindi
quindi siete a casa, magari in vacanza, magari non lo so, magari in malattia, ma vi state grattando sul divano. Esatto. Potete andare su Tele Milano City canale 288 del digitale terrestre, oppure Tele Milano Tele TV canale 12 del digitale terrestre, e addirittura avere la fortuna di guardarci in diretta fare quattro zampe mi piace. Tutto qua. Tutto qua, due cosine dette. Esatto. Amen. Allora, a questo punto, così poi facciamo fare una presentazione degna a Giulia, io lancerei il primo pezzo musicale, così quando rientriamo continuiamo a parlare dell'argomento che sono le in onore. Perché c'è il pezzo musicale. Sì, no, aspetta un attimo, volevo ricordare l'argomento della puntata, che saranno le esposizioni, che ce lo stiamo portando dalla settimana scorsa, quindi continueremo a parlare di esposizioni, e la razza del giorno sarà il San Bernardo. Evviva il okay. Bernardo. Adesso invece, tornando veramente seri, dato che abbiamo appena appreso, almeno io l'ho appena appresa, la notizia della scomparsa di Lucio Dalla, abbiamo deciso così in extremis di cambiare il pezzo musicale, il primo pezzo, e quindi il primo pezzo sarà proprio Ciao di Lucio Dalla, e questa è la dedica che gli facciamo. E quindi ciao a Lucio Dalla a questo punto, insomma 69 anni, avrebbe potuto stare con noi ancora un po', purtroppo. Ma cos'è stato, un infarto? Un infarto, ecco, purtroppo succede, insomma. Questo è un altro grande della musica, in questo caso italiana, che davvero rimarrà nella storia, insomma, le sue canzoni gireranno, continueranno a girare, forse adesso più di prima, come spesso succede quando scompaiono dei grandi artisti. Allora, io vorrei però ricordarvi anche, cambiando registro, che volendo ci potete anche guardare, quindi non solo ascoltare, ma guardare, grazie allo streaming del sito di Più Blu. Quindi, se andate su www.piublu.com, dato che appunto è il gruppo che racchiude Tele Milano City e tutto quanto, ci potete proprio guardare. Quindi c'è proprio un video, bellissimo, non lo sapevamo questa cosa, ci ha avvisato Gigi, perfetto. Sono emozionato. Esatto. Come quando è andato via Giancarlo. Oh, un ascoltatore juventino. Ciao, scusate, ma sono ancora in tempo a mandare le foto del mio cane per partecipare al concorso? Ci penso, non lo so. No, dai, smettila. Però la devi mandare, guarda. La devi mandare immediatamente a dolcecagnara@hotmail.it. La carichiamo in extremis, perché è stato chiuso ieri sera l'invio, diciamo, delle foto. Adesso. Quanto offre, però? Cosa ci offri, Juventino? Lo so, ma non mi piace. Lo sponsorizzo io. Sponsorizzi tu? Ah, già, è vero che Gigi qua, insomma. È juventino, beh. Gigi. Vabbè, ma dai, ma scusa, in questo caso stiamo parlando di animali, quindi. Vabbè. Comunque, mandacela, ma mandala davvero subito. Entro sera mandala, perché. E ricordaci entro sera, adesso. Magari sta lavorando, non ce l'ha dietro, insomma. Prende le ferie. No, comunque, mandala e l'accettiamo, dai. Allora, niente, che dobbiamo fare? Dobbiamo partire con la presentazione di Giulia, perché effettivamente ancora non ci ha spiegato chi è e cosa fa, quindi Giulia, a te. Allora, che emozione innanzitutto. Io sono un educatore, un istruttore cinofilo SIWA, quindi ho la stessa formazione di Giancarlo, per capirci. Sì. Abbiamo completato insieme anche il nostro percorso seguendo un master specialistico sempre in SIWA. Okay. Quotidianamente mi occupo di benessere animale, lavorando presso la Clinica Veterinaria Europea di Milano, e gestisco una ludoteca cinofila. Quindi proprio non fai niente, no, in mezzo nulla. Ai cani dalla mattina alla sera, la notte, esatto. Poi anche la notte. I tuoi a casa, ho i miei a casa, poi ogni tanto c'è qualcuno che decide di lasciarceli se per caso vanno via, quindi magari ho i miei più qualche pensione, esatto, può capitare. E fondamentalmente ci divertiamo a far divertire i cani. Quindi con la finalità, infatti, diciamo, ludoteca, di ludoteca cinofila, sì, è un posto in cui i proprietari possono venire a giocare con il loro cane, ovviamente finalizzato a migliorare quello che è la loro relazione. Ma devono stare lì anche loro? Cioè, non è necessariamente, tipo... nel senso che ci sono le due parti, o si viene per interagire con il proprietario, per interagire con il proprio cane, seguite da un educatore o da un istruttore, certo. Quindi si fa un lavoro, diciamo... Proprio, possono, qualora il cane sia abituato a noi, quindi dopo un piccolo periodo di abituazione, perché sennò poverino è arrivato, certo. Mollato lì, non è un parcheggio, questa è la cosa che ci tengo molto, ecco. A dire, non è un parcheggio. Però volevo capire se appunto poteva essere utilizzato anche per chi avesse magari un impegno improvviso, sì. O al lavoro, sì. E potrebbe valutare il fatto di portarlo proprio giornalmente. Esattamente, noi abbiamo tutte queste
queste ipotesi e tutte queste varie possibilità, per cui ad esempio oggi pomeriggio arrivano due cuccioletti, anche gli altri giorni ce n'erano altri. Soprattutto io propongo dei percorsi per i cuccioli, quindi c'è una sorta di puppy school, l'ho chiamata così perché diciamo che per chi decide di prendere un cane però magari non ci pensa più di tanto a come farà a gestirlo per tutto il giorno, sappiamo quanto può essere problematico per un cane stare da solo da subito a casa per 8, 9, 10 ore. Poi viene fatto socializzare, comunque esattamente, sono cose. Viene fatto socializzare non solo con gli altri cani, ma gli si insegna ovviamente a far pipì fuori, gli si fa fare anche tutta una serie di socializzazioni, quindi con gatti, con altri animali, lo portiamo sul tram in mezzo al parco. Una fase importantissima. Una fase importantissima che è importante non perdere, perché è proprio in quel periodo in cui uno dice: oddio, ok, ho il cane, cosa faccio? Ok, lo lascio dalla nonna, lo lascio dalla zia, lo porto fuori, fa freddo, non fa freddo. Invece andiamo proprio a lavorare tanto intensamente in quel periodo lì. Siamo tutti educatori o istruttori, quelli che lavoriamo dentro, quindi quando i cani esagerano vengono ovviamente fermati, hanno i loro momenti di pausa, di calma, di tutto il resto, anche per poi fare un eventuale percorso e dare qualche consiglio al proprietario. Cioè io direi che è meglio di così, cioè proprio bravo, uno va al lavoro e sta tranquillo, va a fare qualsiasi cosa. No, infatti, ma a parte il fatto, sicuramente Giulia ovviamente è stata selezionata non a caso per la sua competenza. Per te Giulia, no. Miss Italia continua. No, comunque a parte ovviamente Giulia che è brava, fa tantissime cose, ovviamente poi ha anche un bimbo, quindi insomma è anche mamma, fa veramente tante cose. Però ha dato dei messaggi molto importanti che tante persone comunque magari tendono a lasciare un po' correre, come appena detto quello del cucciolo, che uno lo prende, ma si è piccolino, sta in casa, chi se ne frega, quando avrà un anno poi magari lo dai a una persona. Io spessissimo ho questa domanda: ma possiamo già fare qualcosa col cane? Come se il cane dovesse avere un periodo in cui sta lì tipo soprammobile e poi a un certo momento si inizia a fare qualcosa, tendenzialmente quando inizia a dar fastidio, no? Quindi quando già adulto quando iniziano i problemi, questi 4-5 mesi e c'ha voglia di fare 8000 cose al secondo. Quindi andando a prevenire tutta questa cosa si lavora insieme, anche perché ricordiamocelo, un cucciolo che sta tendenzialmente, si spera, con la mamma e con i fratelli fino a 2 mesi, 2 mesi e mezzo, di punto in bianco essere smollato da solo in una casa che non conosce, con odori che non conosce, con suoni e con rumori che non conosce, non ti sembra di sentire se qualcuno? Poi vabbè, c'è un po' di gene comune sempre, comunque igiene, perché comune. gene nel senso di genetica, sì, perché sì, non ti ricorda qualcuno quando parla? È Giancarlo sempre qua a rompere. Lady Nonna pieno d'energia, effetto vitamina Giancarlo. Dai, mi hai lavato per fare questa pernacchia. Ciao Giancarlo, è colpa tua se siamo qua, lo sai. No, è proprio Giancarlo che ci ha ovviamente indicato Giulia, proprio perché loro si conoscono e quindi... No, ma ha fatto bene perché mi piace. Giancarlo è contento, invece anzi ha fatto anche sul gruppo proprio di Quattro Zampe, ha fatto proprio un in bocca al lupo a te Giulia. Grazie Giancarlo, grazie mille. Ti ha scritto appositamente. Quindi insomma davvero giornate ricche le tue, e poi oltretutto hai anche, se non erro, penso che non ci sia nulla di strano a dirlo, tuo marito è anche veterinario. Sì. Quindi siete proprio... Abbiamo un team completo praticamente. Ecco, cioè siete proprio coinvolti a 360 gradi. Sì, assolutamente. Diciamo che gli animali fanno molta parte della nostra vita, tant'è che il nostro figlio viene chiamato il Due Zampe. Per distinguere. È anomalo, diciamo, nella famiglia. Ne mancano due, quindi è il Due Zampe. Che ha un gemello che si chiama Gigi, che è un pappagallo, che sono nati nello stesso mese, quindi c'è il Due Zampe e il pappagallo, che sono gli unici due con due zampe. Infatti è vero. Gli altri invece ne hanno tutti quattro. Cavoli. Che bello però vedere una famiglia così, nel senso piena di... No, cavoli, perché poi ci si rende conto che veramente si può convivere tranquillamente con gli animali, anzi che si vive meglio. Questo è un messaggio da passare per il bambino, quelle... sicuramente verrà su senza allergie, sicuro come loro. Esatto. Diciamo che ovviamente bisogna fare un pochino d'attenzione, perché soprattutto noi viviamo con un gruppo di cani, ovviamente non posso lasciare mio figlio da solo quando ci sono i cani che giocano, ma non per altro, ma perché magari l'esuberanza di una cucciola può essere troppo, perché magari giocando ovviamente non pensa che con un colpo di coda, che con una spallata può fargli male. Però è imbarazzante come riesce a muoversi con gli animali già adesso, quindi io so che l'anno prossimo mi farà le scarpe, verrà a lavorare al posto mio, perché adesso quando abbaiano comunque... dice il nome del cane, dice basta. Quindi sì, lui... Oppure li fa mettere per terra per dargli il biscottino, gli dice giù, giù, e se si mettono giù gli dà il biscotto. È imbarazzante come cosa.
Io credo che cosa farà, cosa potrà fare nella vita questo bambino quando crescerà? Secondo me è il panettiere. I nonni lo sperano, penso. O qualcosa di totalmente lontano da quello che fanno i genitori, oppure farà quello che più gli piacerà. Che generalmente io noto, ad esempio, succede, io vengo fuori da una famiglia che, vabbè, i miei non erano tanto amanti degli animali, lo sono diventati perché io li ho praticamente ricoperti di animali. Non gli hai dato alternative. Non gli ho dato alternative. Adesso sono loro che sono diventati ancora più di me, no? Ah no, però... invece con me è successo il contrario, nel senso che la mia famiglia, sì, per carità, gli animali belli, ma fuori, invece con me è stato il contrario, e quindi adesso vedremo la nuova generazione cosa tira succederà? Fuori, sì. Assolutamente, ragazzi, io intanto stavo un attimino guardando, qua ci postano delle foto, appunto, bellissime, grazie tra al l'altro. Sito di www.piublu. Grazie Marcello Moro, bellissime foto. Delle espressioni, insomma. Giancarlo scrive: è brava questa qui, mi sa che mi frega tutto l'audience. Questo è per te. Brava, brava, c'è Giulia. Una bella parlantina. Sì, sì, assolutamente sì. Una richiesta, ecco, vedete, ecco, dovete collegarvi su Facebook, andare sul gruppo. Qua è arrivata una richiesta di iscrizione al gruppo dall'allevamento Amstaff e noi ti accettiamo. Devi andare su d'altra parte. Benvenuto. Eccolo qua, benvenuto allevamento Amstaff. E allora, ragazzuoli, la presentazione di Giulia l'abbiamo fatta. Adesso, ovviamente, ricordiamo anche che Giulia sarà... nostra ospite di Quattro Zampe, siccome appunto vi abbiamo detto, abbiamo deciso di rivoluzionare un po' il programma, ci saranno tante cose, come ad esempio avete visto il concorso fotografico, ci saranno dei quiz a premi, ci saranno tante cose, tanti ospiti in più e tutto quanto, quindi abbiamo deciso di far girare un po' le varie presenze appunto in questo programma, quindi Giulia non sarà una costante di Quattro Zampe, quindi non sarà presente proprio tutti i giovedì, ma diciamo che ci teniamo in contatto nel momento in cui abbiamo bisogno di affrontare tematiche che quindi riguardano da vicino la figura di un istruttore. No, ma infatti l'ho già avvisata, ho detto: Giulia, guarda che può essere che per un mese devi venire tutti i giovedì, e lei ha detto ci sono, no? Certo. Quindi piuttosto che magari settimana prossima per la scaletta che decidiamo un attimino di organizzare, magari avremo ospite qualche altra figura, diamo il riposo a Giulia, insomma, e poi lei verrà. Sì, giusto, comunque per fare un po' figura, girare magari la figura dell'allevatore. Assolutamente, per dare spazio anche ad altri, esatto. Perché ci sono comunque state richieste anche altre figure, esatto. La presenza di altre figure, quindi vogliamo cercare di accontentare un po' tutti. Quindi Giulia è una presenza che assolutamente ci sarà, continuerà ad esserci, non con la costanza magari appunto di ogni settimana, ma insomma la rivedrete tranquillamente, quindi state tutti sereni, ecco, questo è. Io direi che sarebbe anche ora magari di partire con l'argomento della puntata, dato che sono le 13:36 minuti primi, quindi veramente siamo in ritardissimo. Strano, è una cosa strano, proprio... infatti, noi non capita mai. Non, guai. Niente, la volta scorsa abbiamo parlato di esposizione, abbiamo cercato di far capire magari chi è un po' neofita, quindi all'inizio, che ha le prime armi, che cos'è, sì, un'esposizione cinofila. Abbiamo spiegato che dove vengono svolte, all'interno di queste fiere o comunque capannoni, piuttosto che nei parchi, se è stato, che appunto fa caldo. Sì. Eravamo rimasti bene o male alle classi di appartenenza delle esposizioni. Ti ricordi, Serena? Sì, 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 assolutamente sì. Quindi eravamo rimasti alle classi. Chi volesse portare il proprio cane, ovviamente l'iscrizione varia in base all'età del cane. Quindi sì, esiste una classe junior. Beh, magari ricordiamo che purtroppo, per fortuna, perché comunque, come abbiamo detto l'altra volta, le razze sono un patrimonio, quindi la salvaguardia delle razze e tutto quanto, le esposizioni cinofile sono esclusivamente legate a cani che hanno il pedigree, quindi che siano, esatto, di razza pura. A parte poi le esposizioni amatoriali, ma quelle non sono neanche riconosciute dall'ENCI, l'Ente Nazionale quelle delle Cinofile Italiane. Quelle sono un divertimento, diciamo, lì spesso... per vincere il prosciuttone, sì, quelle cose lì, cavoli, guarda, d'estate. Tu, quindi, scherzi, ma i veri premi si vincono alle esposizioni amatoriali. Credetemi, perché sono, io sono i anni, più belli. Sono circa 12-13 anni che faccio gare internazionali, nazionali, insomma nel mondo, e le cose, la cosa più grande che ho vinto è stata una mega coppa. Da mangiare? Ma va, coppa, no! Ah, ok, in quelle diciamo, no, lavoro, serie. Le cose che faccio io, okay, diciamo, no? Ok, mentre invece le volte, no, perché poi che... ci sono le altre coppe, invece. Ne abbiamo fatte anche una insieme, io te, sì, ti ricordi, siamo arrivati a casa con una valigetta di praticamente medagliette d'oro che io ho fatto subito fondere. Sì, lui ha fatto fondere, ha preso i soldi pur di... perché ha detto, ma una cosa oscena, vabbè. Serena invece le sue le ha messe lì tutte nella... Sì, ho aspettato che mi entrassero i ladri in casa e me le ciulassero.
fulassero loro. Infatti non ce l'ho più neanche io. Però ha fatto meglio lui. Meglio io, è vero, ma guarda, veramente mi sa. Mi ha dato un'ottantina di euro, me li ha dati. Comunque, a parte gli scherzi, quindi, come hai detto tu, devono partecipare solamente, possono partecipare solamente cani, sì, che hanno il pedigree, quindi che provengono da un allevamento, comunque sono selezionati, e io spero per il cane che non abbiano problemi, perché in esposizione comunque oltre la bellezza ci deve essere anche la salute nel cane, perché comunque non si può presentare un cane con un pelo che non va, ma indipendentemente che non sia troppo stirato, troppo asciugato bene, pettinato, proprio per la salute del cane, quindi il derma, la pelle, non ci possono essere dermatiti, non tagli, ferite. No, ma poi anche patologie più serie, infatti hanno per forza l'obbligo ovviamente dell'antirabica, tutti i cani che partecipano all'esposizione, soprattutto quelle internazionali, perché ci vuole un attimo, i contagi sono veramente... Assolutamente. Giulia magari da questo punto di vista potrà anche aggiungerci qualcosa, non so, però è vero che insomma tante volte succedono delle vere e proprie epidemie in alcune esposizioni, sì, no? Perché ci vuole anche dei virus, non per forza che siano poi delle malattie vere e proprie, delle patologie, magari qualcosa che poi nel giro di poco scompare con delle piccole cure... Però ci vuole poco. Fortunatamente non è una cosa proprio così drastica, drammatica, diciamo. A me è capitato dei cani che porto io in esposizione, forse in 10 anni mi sarà capitato 2 volte che prendessero la tosse dei canili, quelle cose un po' che girano, che sono un pochettino più carognine, che non riesci a debellarle via subito. Però bene o male i cani mediamente sono quasi tutti vaccinati, comunque hanno l'antirabbica, sono cani comunque seguiti. Quindi sì, ricordo comunque a tutti che ci vuole il libretto sanitario con l'antirabbica fatta almeno un anno e un giorno prima. Il richiamo va assolutamente bene se fatto nella data che è stato fatto il primo. Sì, annualmente. E le vaccinazioni, insomma, che si fanno annuali. Quello importantissimo. Poi, tornando invece alle classi di appartenenza dei cani, se uno ha il cane che va dai 6 mesi ai 9 mesi, può gareggiare nella classe juniores, ovvero è quella classe dove sono i pischellini, piccolini, tutti ancora un po' arruffati, che camminano storti. Un po' molleggianti, vero? Fanno la cacca. Un po' dinoccolati. La mia gioia è che fanno la cacca e la pipì nel ring. Loro li porti a fare la pipì e non gli si può dire nulla loro. Arrivano sulla moquette, pronto, mega, però torta. Loro nessuno gli dice niente perché sono piccoli. Anche il giudice ha l'occhio ovviamente di riguardo. Fortunatamente sì. E per forza, eh. Poi saltiamo, andiamo in classe giovani. La classe giovani va dai 9 ai 18 mesi. Questa è una classe un po' più carognina, nel senso che c'è già un po' più di competizione. Anche se dipende poi dalla razza, perché ogni razza ha una crescita diversa, quindi magari se hanno il pelo sono ancora un pochettino acerbi rispetto agli adulti che hanno già un pelo lungo, una struttura già, sì, già se, bene. Sì, esatto, se sono razze che hanno pelo. Invece magari nelle taglie piccole che crescono un pochettino più velocemente, magari il giovane può già assomigliare, può avere già le sembianze dell'adulto e quindi può gareggiare anche per fare un migliore di razza, cioè complessivo, totale. Sì, sì, sì. Va da 9 a 18 mesi la classe giovani e in questa classe c'è un titolo che si chiama Giovane Promessa Enci, che è un attestato e bisogna raggiungere 30 punti praticamente ogni volta che si fa primo ad una nazionale o ad un internazionale in Italia. Noi abbiamo o 3 punti se nazionale o 5 punti se internazionale. Quando arriviamo a 30 punti ci spediscono a casa un diploma, che è come quello di campione italiano, ma è Giovane Promessa Enci. Ok, e ci sono dei tempi, nel senso che il cane deve per forza chiuderlo entro i 18 mesi, ovvero quando chiude la categoria giovani, dopo non dentro ha più la tempo. Quale non può più partecipare, perché poi verrà iscritto in quella successiva, che è... l'intermedia, okay. O l'intermedia o la libera. Allora, inizialmente c'era solo la classe libera, che andava appunto dai 18 fino ad arrivare ai 7 anni, diciamo, mediamente del cane. Okay. È stata fatta da un po' di anni questa classe intermedia, che è fatta per i cani che magari non sono ancora maturi abbastanza da essere messi in una classe dove ci sono cani adulti, quindi di 4-5 anni, che sono molto più sviluppati. Scusami, è arrivato. Marcello ci ha mandato la foto di una coppa, cioè di una coppa, proprio di un premio, però che in mezzo ha la coppa. va bene. È bellissima questa cosa. Ecco la coppa di Daniele Salicetti che intendeva Serena Bassi. sì, è vero, Marcello. Una cosa del genere non sarebbe male, però, eh. Cioè, uno fa fuori la coppa, cioè, se magna la coppa,
E poi rimane. Io però una volta all'Enci, cioè una nazionale di Laveno, mi ricordo che c'era la Bologna, quello, quell'altro. Ho vinto il raggruppamento con il cane. E hai aperto una salumeria. No, 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 no. Un prosciutto immenso, proprio sì. Il prosciutto. Madonna. La zampona, così, che ho venduto ovviamente. Dai, ma è un mercenario. No. Ma guarda, va a fare l'esposizione per poi vendersi i premi. Ma non è possibile. No, l'ho regalata a mia mamma. Ero lì che gliel'ho passata in sì, mano. Sì, proprio poi, adesso, poi adesso detto, dice che l'ha regalata. No, 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 mamma. No, ce l'aveva in mano. Non lo mollavo. Dicevo, aspetta, aspetta un attimo. Non lo so. Aspetta. Fammi pensare che qua posso monetizzarla questa cosa. Comunque. E quindi la classe intermedia, come tornando, va dai 15, può essere il cane ancora in classe, quando è ancora in classe giovane, che ha da 9 a 18 mesi, in 15, già dai 15 ai 24 mesi può essere iscritto in classe intermedia. Mm-hmm. E poi dai 24 mesi c'è la libera obbligatoria. Ok. Per poi arrivare alla veterani, che sono dopo gli 8 anni. Il cane può essere, ok. Sì, anche se io consiglio, adesso c'è il Best in Show veterani, però porelli, lasciateli a casa che si riposano, sono vecchietti. Sono veterani, la, vuol dire che hanno già fatto la tutta la loro cifula, carriera. C'han qui, c'han là. Poi c'è anche la classe lavoro e campioni. Che bisogna la campioni fare delle prove bisogna, di lavoro, ecco. Per la classe lavoro. E poi ovviamente c'è un'acquisizione di titoli, che abbiamo detto l'altra volta, CAC, CACIB. Che è diversa dalla classe libera. Mentre la classe campioni sono i cani che hanno già ottenuto il titolo italiano di bellezza. E possono, esatto, essere iscritti in questa categoria apposita. Esatto. Io a questo punto farei parlare anche la nostra cara Giulia. E non so, cosa ne pensi tu delle esposizioni dal punto di vista di educatrice, istruttrice cinofila? Attenta a quello come che le dice. Vedi? Come le vedi? Come le vedi? So come le vede Giancarlo, che poi vabbè ci partecipa e tutto quanto, però sì. Giustamente lui... Diciamo che secondo me ci sono, come in tutte le cose, delle grandi eccellenze e delle grosse problematiche, dipende sì. Sempre da come viene gestita la cosa, nel senso che se l'Expo viene fatta dando molta importanza a tutto quello che può essere il rispetto e a come vive il cane questa situazione, potremmo anche intenderla come un'esperienza per il cane, sì. Perché comunque in effetti a tutti gli effetti potrebbe essere un'esperienza. Diciamo che se invece si va un pochino più solo sull'agonismo, quindi si viene meno insomma. Su tutto quello che può essere benessere del cane, che vuole anche soltanto dire avere la possibilità di avere il proprio proprietario vicino, certo. Piuttosto che avere una cuccia che conosce, piuttosto che potersi muovere, certo. Far due passi, socializzare, dato che cavoli è sì, in un ambiente assolutamente in cui... A me è capitato spesso di vedere degli allevatori che hanno fatto lavori incredibili, quindi riuscivano a addirittura intrattenere i loro cani perché erano abituati e sapevano molto bene che tipo di lavoro fare, come vedere altri cani stivati come se fossero scatole di scarpe no, nelle scatole. Io concordo pienamente, nonostante io sia presente ovviamente sempre, però ci sono persone che magari pensano solo al guadagno, a quello che possono trarre dall'esposizione, sì. Invece sì. Quindi sinceramente ti dico, non andiamo a demonizzarle, anche perché comunque la selezione è molto importante. Soprattutto a me piacerebbe personalmente che l'allevatore, oltre a fare un bel discorso di ovviamente selezione fisica, quindi andando a rispettare tutto quello che può essere lo standard, non solo morfologica ma anche caratteriale, iniziasse ancora di più e sempre di più poi anche a fare una scelta nei riproduttori, andando a prendere in considerazione anche tutte le caratteristiche comportamentali dei genitori. Ma in teoria gli allevatori dovrebbero farlo già. Sì, dovrebbero iniziare adesso, dovrebbero farlo già dai tempi. Lo facessero ancora di più. Eh sì. E che eventualmente alcuni per fortuna lo fanno per davvero. Sì, già. Sì, assolutamente. Altri, ne ho conosciuti alcuni, sono veramente validi e soprattutto sono le persone che riescono a dire: ok, questo cane non è andato per fare la madre. E quindi sì, sì, gli sì. Faccio magari fare soltanto la carriera di Expo, ma non la mando in riproduzione. Certo. Queste persone hanno tutta la mia stima. Sì, sì, le persone che invece hanno voglia di coinvolgere il cane sempre, comunque, senza pensare bene a quelle che sono poi le quelli sue caratteristiche sono, specifiche. Sono cagnari e non allevatori, ho un po' più di difficoltà a dire, ok, fate un gran bel lavoro. Quello, no. Quello purtroppo è un problema di cui noi abbiamo già parlato, di cui spesso parliamo, il fatto che è un lavoro, quindi tanti allevatori... Certo. Purtroppo poi a un certo punto si dimenticano veramente sì. Dell'etica e pensano solo... alle proprie tasche. Anche perché comunque ricordiamoci che bisogna sempre vedere anche come il singolo individuo va a reagire in esposizione, nel senso non c'è
un cane o una razza o tutti i cani di un allevamento che sicuramente vanno bene per un'esposizione. Magari c'è quel soggetto che è particolarmente timido, che vive particolarmente male il fatto di stare molto vicino ad altri cani. Penso ad esempio a una categoria che magari è conosciuta da tanto, i levrieri. Amano molto stare vicino ai loro conspecifici, ma magari se li mettiamo in mezzo a una bolgia incredibile con tanti altri cani, dire che quei cani, poi magari ce ne sono alcuni che sono perfettamente a loro agio, ma non è detto che tutti riescano in questo. Oppure cani che hanno bisogno di spazi sociali molto ampi, quindi che hanno bisogno di avere un altro cane a 2,5 metri, 3 metri, 4 metri, 5 metri, 10 metri, per certo, riuscire a stare rilassati, no? A vivere e invece bene. Magari, dato che purtroppo di solito l'unico problema è che ovviamente sempre per questione di costi si è un po' tutti stretti, un pochino tutti accavallati, sì, no? Quindi diciamo sì, che quella è l'unica cosa che bisognerebbe andare leggermente a migliorare. Quindi però, insomma, diciamo che Giulia da istruttrice educatrice non è che è contro, quindi è pro anche esposizione, però bisogna farle ovviamente come abbiamo poi sempre detto, insomma, con la testa. Quindi i cani non vanno, non sono merce, come dicevi tu prima, che vanno e vanno stivati nei kennel per tutto il tempo dell'esposizione, tirati fuori quei 10 minuti. Anche che perché poi sicuramente Daniele ce lo saprà dire meglio, dato il suo lavoro, però immagino, io ne ho viste, ne ho fatte alcune con il mio Saluki, ma solo per dargli tipologie di esperienza. Tant'è che ci porterai il tuo Saluki, perché lo faremo il Saluki come razza. Ma vi dico, il sicuramente Daniele ci potrà dire anche la differenza tra un cane che vive questo momento con serenità, con i propri proprietari, in gioia, sì, con un cane abituato, diciamo, assolutamente. Lea cane ha pienamente ragione, ha toccato i punti importanti. Io ci tengo a precisare che comunque ogni persona poi ovviamente ha un modo di lavorare, un modo di gestire completamente diverso da un altro. Ovviamente io non mi va di dire come uno debba fare o non debba fare. Io so come lavoro, io so come è. Io ad esempio personalmente, diciamolo però, uno come deve fare, come non deve io fare, perché non lo dobbiamo dire. Personalmente lavoro nel senso che inizio quando i cani sono molto piccoli, nel senso quando i cani hanno ovviamente la vaccinazione, hanno fatto tutto il loro percorso sanitario, però hanno in quella fascia di età che sono a casa, sicuramente bisogna lavorare con un cane, perché se bisogna fare esposizione il cane deve rimanere fermo sul tavolino, ma rimanere fermo sul tavolino non significa buttarlo sul tavolino, obbligarlo, schiacciarlo, tenerlo con la forza, significa far sì che il cane associ il tavolino al divertimento, a qualcosa di bello, a qualcosa di carino. Io e Cuccioli di 2 mesi e mezzo, 3 mesi li metto sul tavolino e fanno andare la coda come dei matti, perché sanno che ho in tasca il prosciutto, sanno che li faccio giocare. Quello di prima, ecco, che se l'hai fatto mi ridare. Metto il prosciutto in bocca, gli do i bacini col prosciutto in modo tale che loro stiano in piedi per farsi vedere, guardare. Certo. Io metto nella mano il prosciutto, loro intanto cercano di prenderlo, io intanto le palpeggio il corpo, le tocco il corpo per abituarle a rimanere fermi. Ci sono tanti metodi per imparare al cane a rimanere fermo. E per poi per insegnare al cane a rimanere fermo. Dopo gli insegniamo anche a Daniele a parlare un po' di italiano. Ecco. Congiuntivi. Vabbè, però non li sbaglio mai, ecco. Ah, è vero, ecco. Poi li sbaglio io ogni tanto, ecco. Ecco. Comunque, in ogni caso, e quando il cane poi inizia a avere intorno ai 6 mesi, che può gareggiare nella classe juniores, è proprio quella fascia d'età che è molto importante, perché il cane comincia a realmente a capire cosa lo circonda in un'esposizione, no? E io li porto, li faccio giocare all'interno dei ring. Quando l'esposizione è finita, mi metto lì con la pallina, con il giochino, corro con il guinzaglio morbido non tirato, col popino in avanti. Quando loro camminano, le tiro in avanti il popino, lo vanno.